esempio, come dire, crea una promessa, una promessa di relazione. E quella promessa di relazione è uno strumento rilevante. Poi c'è il potere che connette. Che cos'è il potere che connette? Il potere che connette è la capacità di influenza che ha la rete. Cioè il fatto che un'informazione data attraverso uno strumento, che sia un social network piuttosto che un blog, un altro strumento, dove le connessioni sono visibili, ha un potere di influenza molto forte. È il meccanismo che esiste, come dire, chi si occupa di mercato sa, e che ha a che fare con i forum dei consumatori. Cioè voi a chi chiedete consiglio quando dovete comprare qualcosa? A qualcuno che avete vicino. E se questo concetto di avete vicino non ha a che fare con la realtà reale, ma con la realtà mediata, cioè il vostro vicino di mail o il vostro vicino di social network, che tipo di connessione c'è all'interno? Che tipo di influenza si può generare lì all'interno? Terzo, il potere connesso. È evidente che uno strumento che permette di connettere persone, quindi conversazioni, produce potere. Un potere che è visibile, che è il potere della connessione stessa, no? E che, come dire, supera il potere di delega di rappresentanza, perché si esplicita nelle conversazioni che lì si possono vedere. Per fare un esempio, appunto, pensate a una cosa come Compartigianato, che in qualche maniera non solo dice sto in rete per fare vedere ai miei associati e agli altri che ci sono, ma io ci sto con i miei associati. I miei associati sono quelli che hanno anche loro i loro profili e che si collegano al mio profilo e che sviluppano conversazioni su temi diversi con me e che non hanno paura di mostrare le diverse voci che ci sono all'interno, no? Perché questo è un altro elemento fondamentale. Cioè lo spostamento all'epoca della globalizzazione sta nel fatto che si discutono tematiche anche molto localizzate che però una volta messe in connessione hanno il potere di creare influenza fino ad ottenere risultati per poi passare fondamentalmente ad altri tipi di conversazioni, no? La politica c'è il tipo di responsabilità di creare progetti a lungo termine, no? E la gente no, la gente lavora, come dire, su elementi, e per gente intendo tutti noi, che sono elementi passionali che riguardano problemi molto concreti che vengono inquadrati su filosofie più grandi, no? Sintetico prima diceva il green marketing o le imprese green. Concretamente cosa vuol dire? Cioè come lo risolvono gruppi di imprenditori con proposte, no? Non su tavoli dove incontrarsi ogni tanto, ma ad esempio continuativamente in rete, mischiando voci più grosse con voci più piccole, con le voci dei consumatori o dei propri operai, no? Attraverso delle forme che sono nuove. Queste cose hanno portato, per esempio, grandi multinazionali ad avere nei consigli di amministrazione delle rappresentanti dei consumatori che sono elette attraverso la rete, no? Sono forme di democratizzazione nuova che si stanno sviluppando e con le quali ci confrontiamo. L'ultimo elemento che volevo mettere in luce è il potere di mettere in connessione. E questo è l'elemento fondamentale. Che ruolo avranno le istituzioni o, come dire, strutture di mediazione come Compartigianato e altre? Quello di mettere in connessione, cioè di funzionare, c'è una teoria di cui parla un teorico delle reti che si chiama Castells, di funzionare come switcher, come interruttori. Cioè saranno coloro che saranno in grado di mettere in connessione reti di reti. E queste strutture, come dire, la loro forza sta nella capacità di mettere in relazione fra di loro e rendere visibili reti di reti. Quindi aprire i principi di rappresentanza, come dire, all'idea stessa di rete, per cui alcune reti di associati si metteranno in rete con altri tipi di reti di associati, anche su tematiche molto specifiche, per lotte molto circostanziate, che però lì possono diventare evidenti attraverso un progetto comune da far esprimere in rete, no? Quindi, come dire, parlare anche con voce diversa, ma con lo stesso tipo di voce che c'è in un coro, dove appunto le voci diverse sono funzionali per la loro tonalità diversa, per usare una metafora, proprio perché, come dire, riescono a cantare e dare forza allo stesso tipo di brano. Questo la rete permette di farlo, cioè prendo progetti specifici di rete all'interno della rete, dove si perde un po' forse della propria individualità, ma perché la si porta localisticamente lì all'interno. L'idea in qualche maniera, insomma, per sintetizzare e chiudere e lasciare dire, l'intervento al relatore successivo, che credo che entrerà invece nel merito della dimensione di rete per le imprese, no? A me quindi interessava più, come dire, sviluppare uno scenario e mostrare come di fatto poi tutti siamo in rete da diversi punti di vista, anche recitando più ruoli all'interno dell'impresa. Dicevo, qui la problematica è proprio questa, cioè cercare di sviluppare un meccanismo dove il rapporto fra la propria identità
il locale e l'alterità e il globale vengono giocati assieme su problemi molto specifici, no? Esiste, come dire, uno slogan che è quello di pensa locale e agisci globale, che ha funzionato per molto tempo. Solo che oggi non è più uno slogan, è possibile quindi sviluppare un meccanismo di attenzione per questo tipo di dimensione. La rete è un luogo nel quale, come dire, praticare questo tipo di filosofia fino a renderla qualcosa di tangibile e di concreto. So che molte delle cose che ho detto oggi, come dire, sembrano al momento o forme utopistiche o forme molto distanti, però sono la realtà che è sotto gli occhi di tutti e che si sta cambiando, no? E che cambia soprattutto per le generazioni che stanno arrivando e che, come dire, sono già all'interno di questo tipo di dinamica, cioè si pensano già così. Quando tornate a casa e guardate i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri cugini che sono attaccati al computer, no? Potete pensare che siano degli alienati, oppure potete pensare che in quel momento magari stanno facendo delle cose interessanti con delle persone che conoscono anche concretamente, no? E riescono a sviluppare nuovi spazi privati e pubblici allo stesso tempo che prima gli erano stati tolti. Quindi se prima si richiudevano nella cameretta come un luogo di isolamento, oggi in quella cameretta con un computer riescono ad avere un respiro magari molto concreto rispetto all'esterno. E magari stanno discutendo di cose che possono essere di interesse pubblico e generale. Quindi se vi chiedono la friendship su Facebook, dategliela. Grazie.